Il caldo e la crisi idrica stanno creando problemi all'agricoltura e all'Oreto Aprutino e a rischio un presidio slow food, il fagiolo tondino del Tavo. L'appello degli agricoltori è stato lanciato in diretta questa mattina sulla pagina Facebook di Rete8 e ci colleghiamo subito con Luca Pompei che ha seguito e quindi ha ascoltato la voce degli agricoltori. Buon pomeriggio Luca, qual è la situazione in quella zona? Sì, Gigliola, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Oggi parliamo di crisi idrica, lo abbiamo fatto in particolare in mattinata occupandoci di una problematica molto seria, quella degli agricoltori di Loreto, Aprutino. Il Consorzio di Bonifica Centro ha annunciato che da lunedì chiuderà i rubinetti della diga, tra l'altro interrata per la scarsa manutenzione. Per loro si creerà un problema molto serio, quello dell'impossibilità di tornare i propri terreni. Parliamo di terreni che, insomma, in cui si coltivano ortaggi, in particolare il prestigioso tondino del Tavo, presidio Slow Food. Da lunedì non ci sarà più acqua per gli agricoltori di Loreto Aprutino. Noi questa mattina abbiamo raccolto la loro protesta, abbiamo sentito anche il parere della nostra collaboratrice Jennifer Di Vincenzo, giornalista gastronomica, che conosce molto bene il territorio. In sostanza, gli agricoltori lanciano un appello al Consorzio di Bonifica Centro affinché non giunga il provvedimento di chiudere i rubinetti di una diga interrata già da lunedì per non correre rischi rispetto alla produzione del tondino del Tavo e di altri ortaggi del territorio. Inoltre, gli agricoltori si lamentano perché il canone è aumentato, pagano più tasse da questo punto di vista, ma a questo non corrisponde un servizio adeguato da parte del Consorzio di Bonifica Centro, che non si occupa quasi per nulla della manutenzione, in particolare di questa diga, ripetiamo, interrata per scarsa manutenzione. Minacciano clamorose proteste qualora lunedì il Consorzio Bonifica Centro giunga alla chiusura dei rubinetti. Abbiamo raccolto la loro protesta sulla nostra pagina Facebook, ma sulla crisi idrica, Gigliola, torneremo ad occuparci anche nel pomeriggio perché sono previste altre proteste, in particolare per tutti i cittadini di molti quartieri pescheresi che non hanno acqua per le decisioni dell'ACA di ridurre la portata appunto idrica in molte abitazioni, in particolare della periferia. È tutto, Gigliola, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori, buon proseguimento.